Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete dal titolo, questa sarà una mia night routine che inizierà all'alba delle 5:10 di pomeriggio, ovviamente. Anche se ho detto all'alba, vabbè, ci siamo capiti. E niente, io avevo intenzione di fare questo video perché mi sembra carino. E quindi iniziamo subito. Io ho appena finito di fare le lezioni stamattina avevo lezione dalle 9 all'1 e poi ho avuto lezione oggi pomeriggio dalle 2 alle 4 e mezza. E adesso mi è venuto in mente di fare questo video perché tanto sono in quarantena. Ebbene sì, sono in quarantena, ma non per mia volontà, nel senso che io sarei negativa teoricamente, lo scoprirò venerdì, perché domani devo fare il molecolare. Però dai robini che ci si fa autonomamente a casa sono... cioè quelli che si comprano al supermercato, ne ho fatti ben due per evitare tipo falsi positivi e robe del genere, falsi negativi, e sono risultati entrambi negativi. L'unica cosa è che sono stata a contatto con una persona che è risultata positiva a questi cosini e il fratello di questa persona è positivo, quindi sono in quarantena da domenica. E basta, sono in quarantena, yeah. E l'unica cosa sono nel mio, cioè nell'altro appartamentino che abbiamo noi di famiglia. E in realtà ho tutto perché qua c'ho il letto, la TV, qua mangio e faccio le mie cose, poi lì c'ho dove faccio le lezioni, poi c'ho la mia bellissima cucina e dove ho tutte le cibarie varie. Ovviamente qua mi sono portata le farine e lì i cosi, poi tutte le mie robine e ovviamente mi sono fatta prendere da mia mamma la zucca. Questo, poi qua c'è un avanzo della torta del mio compleanno e altre cose varie. Quindi niente, la mia night routine, night ovvero evening quel che è, inizia con me che devo praticamente sistemare gli appunti. Come faccio? Apro Word, molto semplicemente, e mi riascolto le lezioni che ho registrato. Sì, sono un po' una pazza, nel senso chi cavolo me lo fa fare, ma il mio obiettivo è quello di poi stamparmeli tutti, poi studiarmeli. Mi hanno già messo degli esami, ovvero un 22 dicembre di fisica, che però sarà crocette, quindi... cioè la fisica di base, io ho già dato l'anno scorso fisica a chimica industriale che era ben più pesante, quindi quella la ripasserò e basta, ed è pure a crocette, e dovrò dare istologia che lo darò o il 10 o il 17 dicembre e statistica che darò invece il 30 novembre, ovvero tra 20 giorni, e io devo ancora iniziare a farla e io sto impazzendo. Adesso io mi metto qui a fare i miei appunti carini, e anzi prima faccio merenda che sto svenendo. Comunque vi faccio vedere i miei bellissimi appunti di cui vado un botto fiera. Questi sono quelli di istologia, questi devo ancora sistemarli in realtà, sono arrivata a sistemarli fino a qua sono arrivata, ovvero le ghiandole salivari, la struttura della ghiandola salivare. E ho la bellezza di 21 pagine da dover fare, però sono 21 pagine in cui ci sono, cioè ho scritto praticamente larghissimo e un sacco di immagini. E poi volevo farvi vedere gli appunti di anatomia di cui vado un botto fiera. Sì, sono un po' una pazza su ste robe, ma le mie amiche sono messe peggio. Se vedete questo video vi voglio bene comunque. Niente, questi sono i miei appunti con tutte le immagini, l'apparato cardiovascolare e basta. Sì, sono un po' una pazza per queste cose, ma tanto poi le dovrò stampare tutte e quindi devono essere fatte bene, sennò non ci capisco niente. E basta, degli appunti che dovrò andare a sistemare sono quelli di principalmente istologia, che sono indietro come il cucco. Devo fare una cosa come 4 lezioni. Comunque questo, sì ragazzi, è davvero brutto come il cucco. Si chiama praticamente un farrazzone, molti di voi probabilmente già lo conoscono, fatto con farro, yogurt, farro soffiato. Io utilizzo questo qua, della Vivi Verde, con yogurt skyr greco e marmellata di fragole che ho unito e messo qua insieme. Thank you.
faccio più a star seduta, vi giuro, cioè mi fa male tutto. Allora, mi sono male, mi ho fatto anche malissimo qua ieri, mi sono allenata in casa ovviamente perché non potevo uscire, scusate ma faccio tre passi in giro per casa perché non ce la faccio a stare seduta, ho tipo il sedere piatto ormai e quindi tutta la passata che ho fatto è stata inutile perché mi si è riappiattito, no scherzo. E cosa stavo dicendo? Sì, che ieri mi sono allenata in casa, non mi ricordavo quanto fossero brutti gli allenamenti che mi ha fatto Clara, brutti in senso buono, nel senso che sono, cioè ti ammazzano letteralmente da quanto sono intensi. Già adesso mi fa malissimo tenere il braccio su, vi giuro, perché ho fatto spalle pure ieri perché ero una total body. E ho fatto le isometrie che non facevo da... Cioè, in realtà, nel programma nuovo che avrei in palestra ci sono di nuovo delle isometrie. Però non ho isometrie da tipo 4 minuti e 10 minuti. Quindi mi fa malissimo il braccio, ragazzi. E comunque volevo dirvi che sono le 7:30. Io ho finito di fare la lezione del 4 novembre. Ho fatto un'ora, l'ho rifatta tutta, ragazzi, sì, me l'ho ripetuta da sola, sono una pazza scatenata. E, ragazzi, mi fermo che magari vi faccio venire il volta stomaco. Dicevo che era un'ora, io l'ho fatta tutta, ovviamente ci ho messo più di un'ora perché dovevo fermare, stoppare, tornare indietro, non capivo, dovevo fare così. E quindi c'ho praticamente dalle 5 alle 7:30 che sono qua. E infatti adesso probabilmente mi metto a fare un po' di stretching perché ho anche male alla schiena a stare tutto il giorno seduta praticamente a fare le lezioni, perché almeno quando andavo in presenza camminavo per andarci, almeno camminavo per andare a lezione, quindi cioè mi muovevo, o cioè stando qui invece sono costretta a stare qui in pratica, e quindi penso di fare un po' di stretching e di mobilità giusto per muovermi un attimo. E poi si prepara la cena. Ok, è giunto il momento di prepararsi la cena. Cioè, prepararmi la cena. E sicuramente una costante, la zucca. Stasera mi vado a fare anche questi, che sono dei mini hamburger, ovviamente zucca e carote. E perché praticamente sono scaduti ieri. E quindi devo farmeli, me ne farò due i giorni prossimi. E tanto li cuocio, non penso di morire, dai. E poi ieri mia mamma mi ha fatto anche le castagne. E per cena userò questo, che è pane di segale. Farina di segale, oppure vado a mangiarmi l'ultimo pane sciocco che è avanzato, dai, cioè me l'ha preso mia mamma domenica. E basta, qua c'è anche delle scatolette di tonno, adesso vediamo di mettere su in piedi qualcosa. Ah, e scusate a dirvelo, sono tipo le 8, quindi adesso io vado a... Come si fa qua? A riscaldare il forno per fare la zucca. Oddio, è volato tutto! Che ridere. Cioè, un botto ridere, vi giuro. Oh, cavolo! Aiuto! Oh. Questa cosa non me l'aspettavo. Il dente della zucca non buttatelo, io, perché potete tranquillamente ricavarci i semi di zucca. Io stavolta lo andrò a buttare perché di qua non ho modo di preparare i semi di zucca al forno. E cioè non ho gli strumenti tipo per bollirli, non ho lo scolino, queste robe qua, e quindi per stavolta le andrò a buttare. Però ci sono un sacco di ricette che vi possono aiutare ad usare il ripieno della zucca per appunto andarvi a ricavare semi di zucca, così non dovete nemmeno andarli a comprare se siete delle consumatrici seriali di zucca. Ecco qui la cenetta, è tutta molto marrone perché ovviamente sono coerente con la mia armocromia, ovvero l'autunno. A parte gli scherzi, alla fine ho fatto anche i ceci, ho deciso di mangiare le castagne perché ormai mia mamma le aveva fatte, se no avevo paura andassero male. E poi ragazzi, le castagne sono buonissime, questa zucca castagnosa on point. Sono super curiosa di sentire vedere questi hamburger come sono. Non li ho mai provati.
mi fa ridere come vi sto, dove vi sto posizionando. Comunque non li ho mai provati, sono teoricamente zucca e carote. Assaggiamo. Non sanno né di una né dell'altro, però sono buone. Sono molto morbidi, sono super speziati e sono buonissimi. Non molto coerenti con la... Cioè forse c'è la zucca, non quella delica a cui sono abituata, e quindi non sento il sapore. Però in generale sono buonissimi. Cioè a me piacciono un fottio. Very 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 good. Bene, adesso mangio tutto il resto mentre mi guardo Dynasty, che la sto divorando. Anche perché è l'unica serie TV che ho... Cioè non mi piace iniziare più serie TV contemporaneamente, e quindi prima devo finire questa, prima di iniziare qualcos'altro. Comunque ho già finito una burger, già... A parte che erano microbi, però ho già finito uno. Ogni volta che mangio la zucca, piatto finito, mi chiedo come mai finisca così velocemente. Ecco, non mi veniva. Vi giuro, cioè, è una roba... Cioè, è una droga. Cioè... Una roba assurda la zucca, soprattutto quando è quella castagnosa, cioè... Perché finisce? Comunque io ho finito di cenare e sono le 9, ci ho messo un fottio, ci ho messo tipo mezz'ora, però... Beh, ho mangiato con calma e tutto il resto, e adesso mi metto a lavare tutto, a lavare i piatti e la padella con il sapone e la spugnetta. E poi mi faccio il pre-nanna e probabilmente mi farò un porridge con la farina d'avena e basta, direi. Poi vado a letto, mi cambio tutta e mi metto un po' a letto a vedere se c'è qualcosa di interessante alla televisione e basta, direi. Probabilmente non troverò niente e continuerò a vedere Dynasty. Ah, fatemi sapere nei commenti delle serie TV che secondo voi vale la pena vedere, perché quando finirò Dynasty comunque dovrò avere qualcosa da vedere. Quindi voglio che voi siate, come si dice, topini da tastiera, tipo, e mi scriviate tutte le serie TV che mi consigliate proprio col cuore, quelle che sono piaciute tantissimo e che secondo voi dovrei vedere. Quindi niente, adesso mi metto a lavare, che è uno grande... E poi faccio il porridge e poi basta. Questa è in realtà la mia routine serale, nel senso che dopo cena mi preparo il pre-nanna, mi cambio, mi lavo, eccetera, mi metto un po' sul divano, che in questo momento è il letto, e mi guardo qualcosa e poi vado a letto. Di solito in questi giorni, dato che sono a casa, vado a letto tipo per le 10:30, perché tanto comunque non esco, sto sempre a casa, quindi vale la pena dormire e arrivare al giorno dopo, così un altro giorno di quarantena è già passato. E poi in realtà, cioè lo dico questo, ma in realtà vi giuro crollo, anche se sono in casa chiusa, vi giuro crollo comunque, quindi alla fine mi addormento. Dato che avevo ancora un po' di fame, prima di farmi il porridge mi faccio un pochino di yogurt greco con marmellata, e qua mi sto facendo il bibitone alla bevanda al cacao e latte, e qua sto bollendo l'acqua che è già quasi pronta, perché anche se ho messo la temperatura a 22 gradi sto morendo di freddo. Infatti mi sa che adesso abbasso anche le tapparelle, perché così proprio non entra più il freddo da fuori, almeno mi copro. E perché se non straborda si gode solo a metà, ragazzi. Come ogni singola volta è tipo all'orlo. Cioè, ok raga, sono tipo le 11:30. Io vi giuro mi sono addormentata sul letto mentre stavo appunto vedendo Dynasty, e mi sono appena svegliata. E niente, comunque dopo cena mi sono appunto cambiata, messa il pigiamino e tutto. Ragazzi, mi è venuto un torcicollo assurdo, non so ragazzi come toglierlo, mi fa davvero malissimo. E niente, io quindi adesso probabilmente spengo tutto e vado a letto, perché non ho visto assolutamente niente della puntata che stavo guardando.
E niente, questa è più o meno la mia night routine, se così possiamo dire. In quarantena, in quarantenata, e di solito faccio le stesse cose solamente con la mia famiglia. Infatti che tristezza, sono da sola solamente con i miei pupazzi. Sì, ho 20 anni e ho ancora i pupazzi nel letto, grande fede, ma non me ne vergogno assolutamente. Comunque, niente, io spero che vi abbia tenuto compagnia. E ragazzi, il porridge era spaziale, era buonissimo. E spero appunto di avervi tenuto compagnia e che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Io vi mando un grosso bacio enorme e noi ci vediamo in un prossimo video.